Ma perché giustamente gli ho fatto vedere tutto, ma tranne l'arrivo in hotel. E adesso, come al solito, piazziamo la videocamera lì e giriamo il vlog, quindi ci vediamo là, ciao! Racconterò ciò che passa in testa, la verità non è mai abbastanza e un equilibrio c'è, ma tanto non so qual è. Buonasera, buonasera a tutti, non so quando è che state guardando questo video, per me è sera. Per chi se lo stesse chiedendo dove posso essere seduto io, sono precisamente e tecnicamente a metà tra il gabinetto e il bidet. L'idea di parlarvi subito adesso, io avevo un'idea di fare un vlog lungo il primo giorno parlandovi di tutto quello che vi avevo promesso nel video precedente, quindi video bloccati, YouTube e quant'altro, Castrocaro, tutto quanto, è un po' cambiata perché sono veramente troppo stanco e sarebbe inutile esprimere quello che ho in mente adesso, perché verrebbe un pensiero parecchio confuso. Quindi ho pensato questo: in questi 3 giorni che sono qui io mi scrivo tutto ciò che vi voglio dire, così da avere un qualcosa di più ordinato anche per voi, e l'ultima sera, prima di partire, faccio, registro il vlog e vi dico tutto di un fiato, quello che penso, quello che ho realizzato da tutto questo periodo. Ricordo a tutti che non mi sono dimenticato che vi devo dire la cosa per il quale vi ho lasciato in sospeso nel precedente vlog in macchina. Detto questo, io adesso mi faccio una doccia perché sono stanchissimo. Vi sto cercando di sforzarmi tutto e per tutto per cercare di tenere bello vivo questo vlog. Tra l'altro non ho neanche ancora cenato, ma ho pranzato con i miei che mi hanno accompagnato, e pranzare con i miei fuori significa organizzare una pre-cenone di Natale, Pasqua e Capodanno, tutto insieme. Quindi sto ancora digerendo adesso e sono le 9:15. Io ancora mi devo fare una doccia, mangio, poi guardo qualcosa in TV e me ne vado a letto, perché domani si inizia con questa esperienza di 3 giorni qui a Sanremo, per Area Sanremo, e quindi Sanremo giorni. Alla prossima. Ma di che alla prossima? No, buonanotte, sono stanco. Angels would crash and burn in a place like this. Primo giorno, Area Sanremo. Andiamo. I was a waiter in North Baltimore. Down by the tracks and the video store where you worked. Day you'd come in for a drink, I'd bring you a coffee, you'd pay with a wink and a smile. One day I saw you in up a stool, I said, Kathy, I've known you since first grade in school on the bus. You always had talked about seeing the world. I never imagined you'd still be the girl down the street. Siamo tornati, cioè sono tornato. Mi scuso per le condizioni, ma in realtà non vorrei scusarmi, perché lo sto facendo di proposito, fare questo vlog cronologicamente da quando qui sono a Sanremo, questo secondo vlog, perché per far vedere le condizioni in cui sto, provocate appunto dalla giornata, dal primo giorno. Farò un vlog ogni sera per far capire come sta andando, soprattutto appunto come mi sento, qual è il mio stato d'animo subito dopo ogni giorno che passo in questa esperienza di Area Sanremo. Il primo giorno è stato parecchio stressante. Penso che dal mio sguardo, dal mio aspetto, si
possa si possa carpirne un'antichietta, anzi anche un bel po' dello stress che c'è stato oggi, perché nonostante ci hanno annunciato che alcuni estratti canteranno sull'Ariston, sul palco dell'Ariston proprio di Sanremo domenica mattina, ovvero l'ultimo giorno, al di là di questo stress che magari dici vabbè hai l'ansia del cantare, sì, però l'atmosfera è molto molto pesante. Nonostante è tutto molto tranquillo, bellissimo per carità, però è molto pesante, come se vogliano farti assaggiare un po' di quella pressione che ha un artista nel sostenere un'esibizione davanti a tante persone, in questo caso 500, quanti sono i partecipanti, più Baldoni, Paolo Giordano, oggi c'è stato Beppe Carletti, il pianista dei Nomadi. Tutte cose che ti mettono un pochettino di pressione mentalmente, perché ovviamente io come altri, ma io parlo per me, so la mia storia, so quello che sto facendo, so quello che ho alle spalle, ma non potete, e magari lo sa anche qualcun altro, ma quelle persone che sono lì in questa manifestazione così importante ancora non lo sanno. Poi questa sera finalmente posso mettermi a scrivere quello di cui vorrei parlare l'ultima sera, ma inizio a pensare che forse ne potrò parlare una volta arrivata a Milano, ma non voglio parlare a caldo, voglio parlare sì a Milano una volta tornato, sistemato e tutto a posto, ma con quello che ho vissuto, quindi questo mi servirà lo scrivere a fine di ogni giornata. A tutti noi oggi abbiamo ricevuto una telefonata da parte di Gianni Morandi. Ho voluto registrare queste sue parole live che io posso mettere nel mio video senza che mi censurino niente. Prego. Allora, faccio una piccola premessa. Io quando ho cominciato eravamo negli anni 60, gli anni in cui era molto più facile, perché era il momento della musica nel mondo, la bellissima musica che è sempre ricordata degli anni 60. La musica dei Beatles, dei Rolling Stones, di tanti altri artisti. E in Italia c'era, anche qui, c'era tutto un grande movimento di musica che veniva esportata in tutto il mondo, che ha un grande carattere poi, perché anche il talento era anche nel carattere, è importante questo, cioè la voglia, la determinazione, la passione, la capacità di prendere delle schiaffi facili e andare avanti. E niente, poi non ho potuto registrare perché non potevo stare lì con la videocamera a mo' di turista, sarei sembrato uno stupido, le parole di Beppe Carletti. Beppe Carletti, una delle cose più belle che ha detto è che bisogna essere liberi, ma nonostante possiate firmare contratti anche con major discografiche, mai essere legati a loro, cercare di essere indipendenti. Ovviamente una persona del genere con una carriera alle spalle così lo può dire, voi penserete, però se l'ha detto ci sarà un motivo, quindi perché criticarlo? Non gli costava niente non dirlo e neanche dirlo, quindi ben bene a quello che ha detto, perché io il primo sono un sostenitore di questa religione, quindi essere liberi e vorrer scrivere voler scrivere sempre cosa gli va a se stessi, alla propria persona, non riesco a parlare. E volevo dire, è voler scrivere sempre cosa va a noi, per noi, ma che vogliamo dire agli altri. Questo ce l'ho fatta. Mamma mia, sono in condizioni pessimissime. Vabbè, alla prossima. Ah, dai, niente, ogni sera dico alla prova, alla fine lo dirò alla prossima. Ci vediamo domani, adesso vado perché sto in Bahia.
Buongiorno. Secondo giorno, Aria Sanremo. A dopo. No, ma voglio di sopra. Poi. Dove ci mettiamo, Ale? Usciamo? Se ne fa, Stiamo centrati. Questa? Prego. Io non so che cavolo, scusa. No, ma le targhe tempo ovviamente è allestito perché di solito è un cinema poi nel resto dell'anno e queste sono i cassettini con cui vedono i film. È piccolo, no? Quando state là sopra è così grosso, è peggio, ve l'abbiamo fatto vedere dopo. Io adesso in perfetto stile Sanremo, prima di farvi salire tutti quanti sul palco, direi che è il momento di ascoltare Silvia Lorenzi, che canta il brano Svelare la voce di Silvia Lorenzi, dirige Giacomo Bassani. Ragazzi, scattate la foto e via dal palco. Perfetto. Ragazzi. Ragazzi. No, esci da qua dal palco che ci stai da prima pure tu. Fuori. Però è diverso. Sotto cassa di cuore. Ah mamma! Voglio gridare a mamma qua su questo palco. Vado a prendere. Ah mamma! Sono tornato, è l'ultimo, il penultimo, questo è il terzo vlog che faccio ed è il penultimo. Tra l'altro, sentite questo rumore. Cos'è? Quello che vi posso dire è che oggi è stata una giornata pesantuccia, sì, anche questa, ma sotto altri aspetti, più per gli ospiti che ci sono stati, perché c'è stato Emanuele Filiberto, il principe, che io, al di là di tutto il casino che c'è stato, quello che vi posso dire, nel bene o nel male, non è mai tutto, non è mai come sembra in realtà. Cioè, ogni cosa che voi vedete in TV spesso non è come sembra. Ripeto, sappiate che c'è questa legge, diciamo, questa legge. Sappiate che c'è, partite da questo punto di riferimento e fate i vostri calcoli sui personaggi di cui vi ho parlato. Quindi niente, oggi è stato questo incontro, non sono stato sorteggiato, quindi estratto per cantare. È una bella sfida. E poi vi terrò aggiornati. Quindi per adesso io fa capire il mio stato, come ogni giorno, ho fatto delle riprese, vi posso soltanto dire che sto mantenendo il mio impegno, nonostante ho una fama che non ci vedo, dovrei fare una doccia e non so quando parla, se prima o dopo andare a cena,
vi chiederei un consiglio, ma tanto che potreste rispondere eventualmente soltanto in un commento successivamente, quindi che cosa. Stasera continuerò a scrivere quello che ho promesso, che dirò da casa a Milano, a mente fredda, ma a cuore ancora caldo, perché leggerò quello che ho scritto in questi momenti. Ma sai come chiudo? Chiudo dicendo questo, perché così non lo dico nell'ultimo vlog per non fare la sviolinata o la cosa strappalacrime. Volevo semplicemente ringraziare i miei genitori, perché ovviamente se sono qui è merito loro per tante cose. Perché? Perché li voglio ringraziare, perché sono esperienze, devo dire veramente, di cui si ha una fortuna poterle fare veramente in maniera, cioè è assurdo, è veramente assurdo, perché la semplicità di venire qui e conoscere 500 persone, che per me non è la solita balla di confrontarti, perché alla fine chi viene qua, almeno io vengo qua per un motivo, cioè io se vengo qua voglio lasciare un segno, ma sì, il bello del confrontarti va bene, ma chi ha un, soprattutto chi è cantautore, vuole ascoltare altre persone, vuole ascoltare, ma vuole far ascoltare la propria di musica, quindi è inutile essere ipocriti. Io ringrazio i miei genitori perché veramente, ma veramente, sono esperienze troppo, ma troppo pazzesche e belle e importanti. Quindi basta, sto parlando tantissimo perché sono stanco e questo è uno sfogo, e dopo un po' non va bene, perché come tutte le cose, in Sicilia si dice il supecchio è come il mancante, cioè il troppo è come il mancante, quindi se dopo un po' se dici troppo è come se non hai detto nulla, quindi ciao. Farvi vedere la differenza fra ieri e oggi stamattina. È vuoto adesso, ovviamente, è mattina. Così avete visto Sanremo piena e Sanremo vuota. Ora sto andando all'Ariston, ultimo giorno. Questa volta l'ho voluto fare da qui il mini video introduttivo della giornata, quindi buona giornata a tutti e speriamo che venga estratto, se no oh, va bene così, dai. A dopo, ciao. Senza correre il rischio di far censurare ciò che dirò in questo video, così da rovinare il bel ricordo che ho di questi tre giorni, voglio racchiudere in una piccola riflessione un pensiero che da molto matura nella mia mente, e quando si è soli finalmente si può parlare con se stessi. Quindi ho pensato questo, ma vorrei partire da una frase. La laurea più bella nella vita è quella che ti dà la vita stessa. Mio padre me l'ha detta questa frase una volta. Ora, mi trovo sempre più frequentemente a pensare che tutto quello che sto realizzando qui su YouTube, un giorno, rivedendolo, mi potrà fare
tanto male, perché saranno ricordi e i ricordi purtroppo rimangono tali. Ma poi penso a quella frase e mi accorgo che per arrivare ad avere quella laurea, giorno dopo giorno devi acquisire nozioni e nozioni di vita e consapevolezza. Quindi, alla fine, ogni ricordo, sì, ti potrà far piangere, ma solo di gioia. Quelli che avranno avuto la sensibilità di arrivare fino a questo punto del video, adesso, sapranno che presto arriverà il mio primo disco. E questo era l'annuncio tanto atteso. Un disco che per certi aspetti è come la laurea di cui parlava mio padre. E spero che anche se per una minima parte, una volta che lo ascolterete, ad alcuni di voi servirà per capire che un ricordo non è nient'altro che una vecchia pagina che noi stessi abbiamo scritto. A presto quindi con il mio disco, che prende il titolo da tutto questo. Vorrei scrivere. Ciao.